Buonasera a tutti, vedo con grande piacere il Teatro Gremito. Solo una piccola avvertenza, vi chiediamo di spegnere i cellulari e godetevi lo spettacolo. Sappiate che i ragazzi sono un po' emozionati naturalmente, ma come vedrete sono bravissimi. Già stamattina hanno fatto una replica dello spettacolo per le scuole. Buona visione e grazie. Finalmente è arrivato il giorno dell'ira, dopo i lunghi crepuscoli della paura. Ci voleva, alla fine, un caldo bagno di sangue nero, dopo tanti umidici e tiepidumi di latte materno e di lacrime fraterne. Ci voleva una bella innaffiatura di sangue per l'arsura d'agosto. Il tremendo fantasma della guerra domina dappertutto, e non v'è quasi altro pensiero che occupi ora le menti. Nazioni grandi e fiorentissime sono là, sui campi di battaglia. Qual maraviglia, perciò, se ben fornite come sono, di quegli orribili mezzi che il progresso dell'arte militare ha inventati, si azzuffano in gigantesche carneficine. Di essere tra voi
schiettezza, che la vostra accoglienza ardente ed entusiastica ha superato le mie aspettative. La bocca setata e la credi baciata soltanto da te. Rasi d'amore, di fedeltà. Allora la sparita Europa ha avuto degli avvenimenti di qualche rilievo. Parlai allora della tragica contabilità della guerra. E con due articoli non dimenticati del popolo d'Italia, io affermai che su questa contabilità dovremmo dimostrare la spugna. Nato dalla prima guerra mondiale e dal militarismo, tra il 27 e il 29 ottobre del 1922, il Partito Nazionale Fascista, guidato da Benito Mussolini, organizza la Marcia su Roma, un vero e proprio colpo di Stato che si concluderà con la nomina di Mussolini a capo del governo. Il suo primo discorso alla Camera dei Deputati è passato alla storia come il discorso del bivacco. È accaduto che il popolo italiano, nella sua parte migliore, si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della nazione. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Nell'aprile 1924 si svolgono le prime elezioni politiche. I partiti conservatori formano, insieme ai fascisti, un'unica grande lista politica, il cosiddetto listone. Le elezioni vengono vinte dal listone, tra soprusi e violenze. Nell'aula del nuovo Parlamento, solo Giacomo Matteotti, un deputato socialista, denuncia l'irregolarità del voto. Contestiamo in questo luogo la qualità dell'elezione della maggioranza! Il governo e gli elettori fascisti ci hanno detto in tutti i comizi che avrebbero mantenuto il potere con la forza in ogni caso! Nessuno quindi si è trovato a punire! Le elezioni sono state dovute e impedite con la violenza! Per questo noi demandiamo l'annullamento e blocco delle elezioni! Noi che avete in mano il potere e la forza! Noi che mandate la vostra potenza! Dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge! Fatela rispetto del tempo! Altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione! Pochi giorni dopo, il 10 giugno 1924, Matteotti viene rapito e ucciso. Dopo mesi di indagini, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume politicamente e definitivamente la responsabilità del delitto. Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda. Se il fascismo non è stato altro che olio di ricino e manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stata un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, ebbene, a me è responsabilità di questo. Signori, vi siete fatti delle illusioni. Voi avevate creduto che il fascismo fosse finito. L'Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi, questa tranquillità, questa calma laboriosa, gliela daremo con l'amore, se è possibile. E con la forza, se sarà necessario. E con la forza, tra il 1925 e il 1926, tutti i partiti vengono dichiarati fuori legge. Gli oppositori costretti all'esilio, al carcere o al confino. Il fascismo, nei 10 anni successivi, si consolida come sistema di potere totalitario. Come scrisse Giovanni Amendola, il fascismo non ha tanto mirato a governare l'Italia, quanto a monopolizzare il controllo delle coscienze italiane. Non gli basta il possesso del potere, vuole il possesso della coscienza privata di tutti i cittadini, vuole la conversione degli italiani.
Il fascismo ha le pretese di una religione, le supreme ambizioni e le inumane intransigenze di una crociata religiosa. Non promette felicità a chi non si converte, non concede scampo a chi non si lasci battezzare. L'8 ottobre 1931 è la volta della libertà di insegnamento. Mussolini impone ai professori universitari il giuramento di fedeltà al fascismo. Su 1250 docenti, soltanto 12 si rifiutano di piegarsi al duce, insegnando che dire di no è una scelta dovuta prima di tutto a se stessi. Ernesto Buonaiuti. Preferirei di no. Mario Carrara. Preferirei di no. Gaetano De Sanctis. Preferirei di no. Giorgio Herrera. Preferirei di no. Giorgio Levi Della Vida. Preferirei di no. Fabio Luzzatto. Preferirei di no. Piero Martinetti. Preferirei di no. Bartolo Nigrisoli. Preferirei di no. Francesco Ruffini. Preferirei di no. Edoardo Ruffini. Preferirei di no. Lionello Venturi. Preferirei di no. Vito Volterra. Preferirei di no. Anche la Germania prende la strada della dittatura totalitaria. Hitler prende il potere ispirandosi alla tecnica fascista per il colpo di Stato. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde. Dietro la scrivania, dietro il banco del negozio, egli si sente significativamente meglio, da quando il nordico viene finalmente apprezzato nella sua bellezza, perlomeno secondo il sangue. Thank you.
Poi via, verso il nuovo impero. L'Italia invade l'Etiopia. Secondo la propaganda andiamo a liberare dalla schiavitù la bella Abissina dalla faccetta nera, per darle un'altra luce e un altro re. Quest'Italia avrà la pressione Topolino. Nella surreale canzonetta Topolino Abissinia, l'eroe Disney è satanato, vuole a tutti i costi combattere contro gli africani e batte all'epoca ogni record di incassi. Come vi chiamate? Topolino! A che distretto appartenete? A nessun distretto, sono volontario! Allora comincia il combattimento! Piano, piano, che furia! Riceverete ordini! Dite un po', chi vi ha armato? Nessuno! Mi sono armato da solo! Ho la spada, il fucile, una mitragliatrice con le spalle e mezzo litro di gas spingiati nella borraccia! E che cosa intendete fare? Appena vedo il nero, lo fermo dovere! Se è nero, lo faccio diventare bianco dallo spavento! Bravo, soldato Topolino! Ho promesso a mia mamma di mandargli una pelle di moro per farci un paio di scarpe. Italiani brava gente, abbiamo sempre pensato e detto. Invece persino Indro Montanelli all'epoca scriveva: non si sarà mai dei dominatori se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza, non si può, non si deve. Almeno finché non sia stata data loro una civiltà. La civiltà verrà regalata a colpi di gas nerbino. Da qui alle leggi razziali del 1938 il passo da compiere sarà brevissimo e verrà compiuto dagli italiani brava gente, da noi, senza alcun rimorso. Poi, nel 1936, la guerra di Spagna. Hitler e Mussolini stringono la loro prima alleanza internazionale, sostenendo il colpo di Stato di Francisco Franco contro Spagna democratica e repubblicana. Inviano soldati, aerei, finanziamenti. Intanto, la resistenza italiana al fascismo e al nazismo inizia a organizzarsi a Barcellona, nelle brigate internazionali. Compagni, fratelli italiani, ascoltate. È un volontario italiano che vi parla dalla radio di Barcellona. Un secolo fa l'Italia schiava, taceva e fremeva sotto il tallone dell'Austria. Oggi una nuova tirannia, assai più feroce ed umiliante dell'antica ci opprime. Ogni sforzo sembra vano, ma noi non perdiamo la fede. Sappiamo che le dittature passano e che i popoli restano. È con questa speranza segreta che siamo accorsi in Spagna. Oggi qui, domani in Italia. Fratelli, compagni italiani, ascoltate. Un volontario italiano vi parla dalla radio di Barcellona per recarvi il saluto dei volontari italiani. Sull'altra sponda del Mediterraneo, un mondo nuovo sta nascendo. È la riscossa antifascista che si inizia in Occidente. Arriverà, perché la storia non si ferma. Il progresso continua. Le dittature sono delle parentesi nella vita dei popoli, quasi una sferza per imporre loro, dopo un periodo di inerzia e di abbandono, di riprendere in mano il proprio destino. Guernica, di Pablo Picasso, rappresenta un villaggio spagnolo distrutto dai bombardamenti tedeschi. Quando un giorno l'ambasciatore germanico in Francia, Otto Abetz, incontrò il pittore a Parigi e gli chiese, disgustato: «È lei che ha fatto questo errore?» «No, è opera vostra», rispose Picasso. In Germania si intensificano i roghi dei liberi, le deportazioni di ebrei, zingari, malati di mente, portatori di handicap, comunisti e oppositori. L'Italia della brava gente si allinea, docile e indifferente. Nel 1938 viene pubblicato il manifesto per la difesa della razza e a partire da settembre vengono emanate le leggi razziali italiane, firmate senza batter ciglio dal re Vittorio Emanuele III. Dal 1943 anche gli ebrei italiani verranno deportati nei campi di concentramento nazisti. Thank you.
In questo momento la macchina infernale della guerra nazista inizia a mettersi inarrestabile in moto. È il 1939. 15 marzo, invasione tedesca della Cecoslovacchia. 22 maggio, patto d'acciaio tra Italia fascista e Germania nazista. 23 agosto, patto di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica. 1 settembre, la Germania invade la Polonia, scoppia la seconda guerra mondiale. L'Italia proclama, per ora, la propria non belligeranza. 3 settembre, Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra alla Germania. 1940, 9 aprile, la Germania invade Danimarca e Norvegia. 10 maggio, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia. 10 giugno, l'Italia si accoda alla Germania vittoriosa, dichiara guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. Il Duce comunica la decisione dal Palazzo di Venezia. Un'ora, segnata dal destino, batte nel cielo della nostra patria. 28 settembre, anche il Giappone entra in guerra a fianco della Germania e dell'Italia. La posta in palio è il controllo del Pacifico. Il nemico naturale sono gli Stati Uniti. Per ora neutrale. 1941, tutta l'Europa occidentale è in ginocchio. Mussolini ed Hitler guardano a destra, Grecia, Jugoslavia. E infine l'obiettivo di sempre, l'errore fatale, la sconfinata Russia. Il 22 giugno 1941 prende il via l'operazione Barbarossa. La Germania invade l'Unione Sovietica. L'Italia interviene a fianco della Germania con 300.000 uomini. 7 dicembre 1941, altro grande errore, attacco giapponese a Pearl Harbor. Gli Stati Uniti entrano in guerra contro le forze dell'Asse. Un anno di vittoria tedesca in Russia, poi il vero principio della fine. Il 13 settembre 1942 inizia l'assedio nazista di Stalingrado.
più munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo ordine. Se avessimo almeno munizioni. Ma sento anche che ho fame e il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato e una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta di un'isba. Entro. Soldati, prigionieri. No, sono armati. E con la stella rossa sul birretto. Io rimango fucile. Guardo anche dietro. Essi stanno mangiando attorno a una tavola. Prendono il cibo con un cucchiaio di legno per la soppiazza. E mi guardano, il cucchiaio sospeso in aria. Una donna prende un piatto. Mi riempie di latte e miglio, un mestolo dalla soppia di tutti. E me lo porge. Io faccio un passo avanti, metto il fucile a terra e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati mi guardano, la donna mi guarda, nessuno fiato. C'è solo il rumore del cucchiaio di piatto. Spazio. I soldati russi mi vanno a uscire senza che si siano russi. E così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano pensare, ma naturale. E di quella naturalezza che un tempo deve esserci stata tra di noi. Dopo la prima sorpresa, tutti i miei gesti furono naturali. Non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di offendere o di difendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me, i soldati, e la donna e i bambini, un'armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di molto di più del semplice rispetto che gli animali della foresta nutrono l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano permesso a degli uomini di sapere stare buoni. Chissà dove saranno ora quella donna, quei soldati, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi ci ricorderemo tutti quanti eravamo di come ci siamo comportati. I bambini specialmente. Se questo è successo una volta, allora potrà tornare a succedere. Dall'antica capitale. Da Praga le venne la scarpa col tacco. Un saluto e la scarpa col tacco. E che venne? Alla donna del soldato da Varsavia, che arriva la vistola. Da Varsavia le venne una camicetta di lino, così vi pace strana. Una camicetta polacca. Questo le venne da Varsavia. E che venne? Alla donna del soldato da Parigi, la Villumier. Da Parigi le venne la veste di seta. Per l'invidia della vicina, la veste di seta. E che venne? Alla donna del soldato, dall'ampio paese dei russi. Dalla Russia, le venne il velo di vedova. Per il funerale, il velo di vedova. Questo le venne dalla Russia. Dal 5 marzo nelle fabbriche di Torino, oltre 100.000 operai scioperano. Da più di una settimana, alle 10 del mattino, si spengono nei reparti i fragori delle macchine,
lo stridore delle rime, il rimbombo dei martelli. Si arrestano gli sforzi muscolari, si rilassa la tensione nervosa del lavoro a catena. I volti si levano dignitosi ed energici dalle macchine dei banchi. Le braccia si incrociano. Sciopero. Una massa imponente di uomini, che il fascismo credeva di aver ridotti alle miserabili appendici delle macchine e degli strumenti, afferma con un atto unanime deciso la sua dignità, la sua forza e il suo diritto. Essi scioperano per scuotere dalle loro spalle, da quelle delle loro famiglie, il peso insopportabile delle privazioni, dei sacrifici, della fame che la guerra di Hitler e Mussolini rovescia sulle masse popolari. Ma l'unità di rotta, il coraggio e la fermezza della classe operaia non possono restare una manifestazione locale. Non c'è un minuto da perdere. In ogni fabbrica d'Italia il lavoro deve cessare. 5 di marzo del 43, nel fango d'armate del duce e del re, gli alpini che muoiono traditi lungo il Don. Gerarca Roberto Farinacci scrive a Mussolini: ho vissuto, stando naturalmente nell'ombra, le manifestazioni degli operai del Milanese e ne sono rimasto profondamente amareggiato, come fascista e come italiano. Il contegno degli operai è eloquente, come è eloquente la fioritura di manifestini stampati alla macchia che danno alle manifestazioni un carattere deliberatamente e preordinatamente antifascista. I pochi arresti non contano. Bisognava avere il coraggio di dare qualche esempio. Il partito è assente e impotente. Dovunque, nei tram, nei caffè, nei teatri, nei cinematografi, nei rifugi, nei treni, si critica, si inveisce contro il regime e si denigra non più questo o quel gerarca, ma addirittura il duce. Della fine. 10 giugno 1943, sbarco alleato in Sicilia. 25 luglio, Gran Consiglio del Fascismo. I gerarchi tolgono la fiducia a Mussolini, che viene arrestato. 8 settembre, l'Italia proclama l'armistizio con le forze alleate. L'esercito italiano è allo sbando. Il giorno dopo i tedeschi invadono ed occupano il paese. 12 settembre, i tedeschi liberano Mussolini, prigioniero a Gran Sasso. 23 settembre, Mussolini, sostenuto dai nazisti, costituisce a Salò un nuovo governo fantoccio, la Repubblica Sociale Italiana. Gli italiani devono scegliere, e sceglieranno da quale parte stare. Inizia la resistenza contro il nazifascismo. Per sapere a 100 pene, fonte di libre vita, dà la forza della ribellione.
Dio, che sei verità e libertà, facci liberi e intensi, alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore. Tu, che fossi respinto, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre ci sostenti la tua vittoria. Quanto più si attensa e colpisce l'avversario, facci limpidi e diritti. Nella tortura, serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa che il nostro sangue sia un scalpo innocente e a quello dei nostri morti accrescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la resurrezione e la vita. Rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti. Veglia tu sulle nostre famiglie. Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo delle prigioni, noi ti preghiamo. Sia in noi la pace che tu solo sai dare. Dio, della pace degli eserciti, Signore, che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi, ribelli per amore. Dalle belle città da te al nemico, fuggimmo un dì sull'aride montagne, cercando libertà fra coperute, la libertà che un dì ci fu rapita. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, ci armammo le mani di bombe e mitraglia, pronti a scattare la dura battaglia. Siamo i ribelli della montagna, i ambistenti e i patimenti, ma quella fede che ci accompagna. È stata un'idea sbagliata la tua, di fare un distaccamento tutto di uomini poco fidati, con un comandante meno fidato ancora. Per me questo è il distaccamento di cui sono più contento. Ma Kim, quando la capirai che questa è una brigata d'assalto, non un laboratorio di esperimenti? Capisco che avrai le tue soddisfazioni scientifiche a controllare le reazioni di questi uomini. Tutti noi ti abbiamo voluti mettere, proletari da una parte e contadini dall'altra, poi sottoproletari come li chiami tu. Il lavoro politico che dovresti fare, mi sembra, sarebbe di mettere tutti mischiati e dare coscienza di classe a chi non ne ha e raggiungere questa benedetta unità. Senza contare il rendimento militare, poi. Storie, storie, storie! Gli uomini combattono tutti. Lo stesso furore in loro. Cioè, non lo stesso. Ognuno ha il suo furore, ma ora combattono tutti insieme, tutti ugualmente uniti. Tu non capisci quanto loro costi. Basta un nulla per salvarli o per perderli. Questo è il lavoro politico, dare loro un senso. Bene, diamoglielo questo senso, quadriamoli un po', come dico io. Questo non è l'esercito, vedi da dir loro, questo è il dovere. Non puoi parlare di dovere qui, non puoi parlare di ideali, patria, libertà, comunismo. Non ne voglio sentire parlare di ideali. Gli ideali sono bravi tutti ad averli. Anche dall'altra parte ne hanno gli ideali. Non hanno bisogno di ideali, di miti. Chi è viva da gridare? Qui si combatte e si muore così, senza gridare viva. E perché allora? Vedi, domani ci saranno dei morti, dei feriti. Loro lo sanno. Cosa li spinge a questa vita? Cosa li spinge a combattere? Dimmi, questo distaccamento. I padruncoli, i carabinieri, militi, borsaneristi, girovaghi, gente che si accomoda nelle pieghe della società e si arrangia in mezzo alle strutture. Non ha niente da difendere e niente da cambiare. Un'idea rivoluzionaria in loro non può nascere, legati come sono dalla ruota che li macina. Oppure nascerà storta, figlia della rabbia, dell'umiliazione. Perché combattono? Non hanno nessuna patria, né vera né inventata, eppure tu sai che c'è coraggio, che c'è furore anche in loro. È l'offesa della loro vita, il buio della loro strada, al sudice. Il sudice della loro casa, le parole oscene imparate fin da bambini, la fatica di dover essere cattivi, e basta un nulla. Un passo falso, un impennamento dell'anima, ci si trova dall'altra parte, dalle brigate nere, a sparare con lo stesso odio e con lo stesso furore, contro gli uni e gli altri, fa lo stesso. Quindi lo spirito dei nostri e quello della brigata nera, la stessa cosa? La stessa cosa, intendi cosa voglio dire? Questa cosa è pure tutto il contrario, perché qui se ne è giusto, là nello sbagliato, qui si risolve la cosa, là
si ribadisce la catena. Quel peso di male che grava su questi uomini, quel peso di male che grava su me, su te, quel furore antico che spinge gli uomini a spararsi con lo stesso odio e con lo stesso furore, è lo stesso che fa sparare i fascisti, che li fa uccidere con la stessa speranza di purificazione e riscatto. Ma allora c'è la storia. C'è che noi, della storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall'altra. Da noi niente va perduto. Nessuno spara, nessuna violenza, pur uguale alla loro. Intendi? Uguale a loro va perduto. Tutto servirà se non a liberare noi, a liberare i nostri figli, a costruire un'umanità senza più rabbia, serena, in cui non si possa essere cattivi. L'altra è la parte dei gesti perduti, degli inutili furori. Perduti ed inutili anche se vincessero, perché non fanno storia. Non servono a liberare, ma a ripetere, perpetuare quell'odio finché dopo altri 20 o 100 o 1000 anni ci ritroveremo di nuovo così, noi e loro, a spararci con lo stesso odio, con lo stesso furore contro gli uni e gli altri. Forse, in quella colonna di tedeschi e fascisti che sta arrivando, un soldato tedesco, svegliandosi uno scossone del camion, pensa: ti amo, Gertrude. È la colonna dei gesti perduti. Tra 6 o 7 ore morirà, lo uccideremo. Anche se non avesse pensato ti amo Gertrude, sarebbe stato lo stesso. Ogni cosa che pensa e fa, cancellata dalla storia. Noi invece ora siamo in un bosco di larici. E ogni nostro pensiero è storia. Io penso ti amo Adriano. E questo è storia. Fa una grande differenza. Io domani agirò in battaglia come un uomo che stanotte ha pensato ti amo, Adriana. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli frammenti anonimi. Forse morirò, magari prima di quel tedesco, ma ogni cosa che farò prima della mia morte e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. È impossibile. Ah, è impossibile che con tante balle in testa tu riesca a fare il comandante come si deve, a parlare di uomini con tanta chiarezza. Ma... buonanotte. Buonanotte. Qui si fa l'Italia e si muore. Militare, esercito 5 giornate agli ordini del tenente colonnello Carlo Croce, decide quasi subito di combattere contro gli invasori tedeschi. I nazifascisti sferrano il loro attacco con un enorme dispiegamento di forze umane. 2000 soldati, aerei, cannoni, mortari, mitragliatrici e lanciafiamme contro 150 partigiani. La resistenza fa già paura e bisogna stroncarla sul nascere. L'azione di forza richiese il sacrificio di 42 partigiani e pose fine all'iniziativa di un esiguo gruppo di ribelli, ma non sconfisse la coscienza di quei giovani, anzi, rinsaldò le loro convinzioni e rinvigorì la loro decisione di continuare la lotta al nazifascismo in altri luoghi e con altre modalità. Se non mi guate è colpa tua, ero dolce. Carina e bevì, quattro ravis, quattro ballate, e nessuno insieme a noi.
Ogni nostro gesto aveva il peso di un impegno. Onore a quanti in vita si ergono a difesa di Termopili, in ogni circostanza, giusti e retti, agendo con pietà, con tenerezza. La stessa crudeltà del nemico ci spingeva fino agli estremi di quella condizione, imponendoci quegli interrogativi che si trascurano nel tempo di pace. Lo stesso problema della libertà veniva posto, e noi eravamo al limite della più profonda conoscenza che l'uomo possa avere di se stesso. Coloro che ebbero un'attività clandestina, in ogni circostanza erano soli, e nell'abbandono, nella più completa miseria, resistevano alle torture, soli e nudi, davanti a dei carnefici ben rasati, ben vestiti, che si schernivano della loro carne miserabile. Generosi se ricchi, generosi ugualmente, quanto possono se poveri. Soli, eppure, nel più profondo di questa solitudine, erano gli altri, tutti gli altri, i compagni della resistenza che essi difendevano. Una sola parola bastava a provocare 10, 100 arresti. E un onore più grande gli è dovuto, se prevedono, e molti lo prevedono, che giungerà da ultimo le fialte e che i medi finiranno per passare. Questa miseria, questa solitudine, questo rischio enorme erano uguali per tutti, per i capi e per gli uomini, perché la resistenza fu una democrazia vera. Così, nell'ombra e nel sangue, una repubblica si è costituita, la più forte delle repubbliche. Ciascuno di essi, contro gli oppressori, imparava ad essere se stesso, liberamente, irrimediabilmente. Ma non ci si può augurare che questa repubblica di gran luce che sta per venire conservi al sole le austere virtù della repubblica del silenzio e della notte. Fucilati sul prato davanti alle vetture, dopo che i fascisti avevano già fucilato
quattro loro compagni sul luogo della cattura e altri cinque a Bessago Alto Valle. I tre giovani martiri furono portati a Varese affinché i loro corpi fossero lasciati per terra sotto una pioggia battente e rappresentassero una lezione per quella Varese schierata con la resistenza. Se non da loro. Loro, soltanto loro insegnano. Imparare che cosa? Cos'è che insegnano? Quello per cui sono morti. Greta Fischer, di 38 anni, operaia comunista, fucilata, ha detto. Ciò che è stato non ritornerà mai più. Chi vive solo per sé, chi solo per sé cerca la felicità, non vive bene e nemmeno felice. E Christian Hansen, di 23 anni, studente in teologia, fucilato, ha detto: perché un popolo possa morire è necessario che qualcuno, poi anche per esso, ma perché un popolo possa vivere è necessario che tutti vivano per perpetrare il loro vivere. E Anton Popov, di 26 anni, insegnante, fucilato, ha detto: io muoio per un mondo che spenderece così forte, con tale bellezza, il mio stesso sacrificio non è nulla. E Herman Danz, di 38 anni, coltellinaio giustiziato, ha detto: le foglie debbono cadere e così diventare concime. Così anche noi morendo non siamo altro che concime per una nuova civiltà. Senza la nostra morte non c'è nuova vita, non c'è libertà. E ha detto Vladimir Knezevich, 19enne, studente liceale, fucilato: la nostra morte sarà la loro rovina. Con le nostre ossa e i nostri cadaveri riedificheremo un nuovo mondo. Che la moltitudine degli uccisi non decida un giorno di vendicarsi. Signore, abbi pietà dell'Europa. Maledire questo nostro tempo, non
professor Gallina. È stato uno spettacolo eccellente. Dobbiamo ringraziarvi perché hanno messo in scena il ventennio fascista. L'hanno descritto in modo egregio e ho sentito dalle parole dei giovani attori le parole di Italo Calvino. E veramente sono attuali, perché già nel 1947 Italo Calvino si poneva la domanda: come facciamo a trasmettere ai giovani, alle nuove generazioni, la fame, la guerra, l'odio e poi la resistenza? Come possiamo farlo? Da che prospettiva? Queste erano le parole di Italo Calvino e si poneva queste domande: come trasmettere ai giovani la memoria del ventennio fascista? Voi l'avete trasmesso a noi. E la risposta di Italo Calvino se la dava lui stesso, diceva: noi possiamo spiegare a loro perché siamo dalla parte del riscatto. Grazie, avete veramente rappresentato.